valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Buongiorno cari telespettatori, oggi lunedì 8 febbraio, alla Ligia degli Artisti, sempre presenti, 12.45 e 13.05. Bene, partiamo la settimana ringraziando chiaramente Adelio Color per la nuova scenografia con i nuovi personaggi che chiaramente ci ha regalato. Un ringraziamento a Adelio Color che a Melzo, dove fanno delle stampe digitali meravigliose. Passate a trovarle perché sono il number one. Un ringraziamento ad RTB Network, a Ignazio Baresi, grazie mille, a Carlo Oliva alla regia, a Thomas Lanzi alla regia audio. Voglio ringraziare l'International Artist di Franco e Mimmo Catullè e la Sony Music di Sergio Soldano e Rita Costa. Bene. Un ringraziamento soprattutto al bello di lei, by Angela, in Viale di Puglia, Melzo, dove entrate un po' così e uscite che siete uno splendore, un salone di bellezza dove vi coccolano all'infinito veramente. E poi chiaramente un ringraziamento al Rusticone, il Rusticone, certo, i prodotti tipici siciliani, pensate un po', tutti cotti a legna o a forno, date d'annunzio perché in Via Cavour a Melzo, dove si mangia da Dio, si stuzzicano degli arancini che sono eccezionali veramente. Bene, allora partiamo la puntata. Oggi è una puntata molto originale, una puntata spettacolare direi, perché di cosa parliamo? Parliamo di una disciplina bella forte, in questo lunedì partiamo proprio col piede, secondo me interessante perché è una disciplina quasi, non direi sconosciuta, però non è all'occhio della televisione tutti i giorni, insomma non si vede in televisione tutti i giorni, bisogna chiaramente interessarsi per avere maggiori informazioni in merito. Bene, vogliamo parlarne, ma certo che ne parliamo, anzi presentiamo gli ospiti che fanno questa puntata nel migliore dei modi, poi dopo faremo capire al meglio ai nostri telespettatori come funziona questa disciplina, la disciplina dell'MMA. E abbiamo con noi il grande Alberto Lato. Pensate un po', poi abbiamo il nostro master Claudio Alberton. La chicca proprio delle chicche, qua un campione e ho l'onore di averlo di fianco a me. Lui si chiama Max Greco. Pensate, campione del mondo, campione del mondo, mica campione del mondo di full contact, campione d'Europa di Savate e campione d'Europa di kickboxing. Un applauso. Grazie. Bellissimo, ma che bella puntata. Oggi sono proprio contento di avervi qui in trasmissione perché abbiamo un pochettino stravolto, diciamo, i canoni della nostra trasmissione. Per il solito parliamo di cantanti, registi, scultori, pittori. Oggi perché abbiamo deciso di fare questo? Perché è sempre un'arte, l'arte marziale, lo dice proprio la parola. Perciò, conoscendo Alberto, è una persona simpaticissima, io ho chiesto questo piacere, lui mi ha detto certo ci vengo, però vengo anche per proporre questi cari amici che collaboriamo assieme, ci alleniamo assieme in questa grande palestra, adesso vi spiegheranno loro. Quindi vorrei dare innanzitutto la parola a Max Greco. Presentati Max Greco. Beh, e raccontati un pochettino, raccontaci e racconta ai nostri telespettatori la tua avventura da campione. Allora, dunque, abbiamo creato insieme a Claudio Alberton una palestra che è la University of Fighting. Da lì lui mi allenava, io ho fatto il percorso di atleta e sono riuscito a vincere diversi titoli. Come hai detto tu prima, sono campione del mondo di full contact, campione d'Europa di Savate, che è la box francese, e campione d'Europa di kickboxing. Madonna santa, chissà quanto allenamento c'è stato dietro per poter arrivare a questi traguardi. Poi erano anche altri tempi, perché ai tempi miei si combatteva sulla distanza di 12 round a 2 minuti, mentre oggi sono stati accorciati a 5 round. Ah, perché non è proprio quando uno arriva all'estremo delle forze ha perso, no, ci sono proprio i round. Ci sono i round, come il pugilato. Come il pugilato, diciamo, la prassi, certo, è quella. Certo. Però spiegaci un pochettino il full contact.
Come si svolge disciplina? Sono tre discipline, parliamo sempre di sport da combattimento, cambiano i regolamenti, nel full contact per esempio si colpisce dalla cintura in su con i calci, quindi non valgono i calci sulle gambe, mentre nella savate per esempio si usano le scarpette, quindi si possono colpire sia le gambe che tutto il corpo, ma con l'estremità delle scarpe, quindi la distanza è molto più lunga rispetto al full contact e la kickboxing, mentre la kickboxing si colpisce con la tibia, quindi cambiano poi i regolamenti, poi ci sono dei colpi che valgono nella savata, altri che non valgono nella kick, Sì, ma questo sport sicuramente, questa disciplina ti ha portato a girare il mondo sicuramente, perché se sei campione del mondo, raccontaci un po' quali sono state diciamo le tappe più importanti dove ti hanno portato poi questo ad avere questi traguardi meravigliosi, ecco. Una delle tappe più importanti è aver vinto al Decoubertin di Parigi. Le Coubertin in Parigi è il tempio della savate, è come dire un po' di anni fa il Lumpini per la Thai Box. Quindi lì abbiamo portato a casa due belle vittorie, perché semifinale ho messo tutte KO. Due per KO. Esatto. Per KO, perciò bello tosto, voglio dire. In semifinale abbiamo battuto il francese per KO al secondo round e in finale ho battuto per KO al terzo round il belga. Pensate, incredibile. Poi nel tempio della savate, che per me era chiaro, era top. È come un cantante andare a calpestare il teatro Ariston, voglio dire, è la stessa identica cosa, perché poi si collimano, no? Qualsiasi sport, qualsiasi forma d'arte, chiaramente c'è un obiettivo da raggiungere, a quanto ho capito tu è raggiunto in todos, in pieno. Avrai una bacheca piena di trofei a casa tua. Sì, tre cinture che sono le più tutte le varie coppe, eccetera, eccetera. Che poi la cintura è, diciamo, il trofeo più importante in queste discipline. Sono molto contento di averti in trasmissione oggi. Ma che meraviglia! Mi stai facendo scoprire delle cose molto originali, molto belle. Bene, parliamo di Claudio Alberton, che è un master. Raccontaci e racconta ai nostri telespettatori il tuo ruolo, qual è in questo settore. Raggiunti i 54 anni, ho tirato un po'. Grazie. Direi che sono un uomo fortunato perché nel 92 con Max fondammo l'University of Fighting e nel lungo percorso che ci ha portato ad oggi abbiamo ottenuto, grazie anche a Max, ovviamente, agli altri nostri campioni, 28 cinture tra mondiali, europei e intercontinentali. Poi Max, finita l'attività agonistica, ovviamente è diventato un insegnante e ha contribuito a far vincere anche altri giovani talenti, per cui direi che io sono sportivamente parlando, e non solo, sono veramente un uomo soddisfatto, realizzato e contento. Ma che bello, questa è la soddisfazione della vita. Questa è una grande soddisfazione. Ovviamente io cito sempre tutti i miei collaboratori, noi abbiamo sempre lavorato in team, perché con tanti atleti che avevamo, io ero semplicemente il presidente e uno degli insegnanti, ma c'erano Stefano Sirto, di Angelo Pinto con noi. Comunque la collaborazione data da tutti è stata la formula vincente, perché io ritengo che il team è importante, si lavora in squadra per avere il massimo dei risultati. Ma funziona, presumo, dappertutto è così. Quando c'è l'unione fa la forza. C'è una squadra che collabora bene, ci sono solo ottimi risultati. L'University infatti è sempre stata una famiglia, noi abbiamo sempre avuto questo modo di concepire gli sport a combattimento, pur non essendo sport di squadra ma individuali, l'abbiamo fatti diventare sport di squadra perché uno combatte, gli altri aiutano e vanno a sostenere il compagno di scuderia. Certo. Dando energia positiva, dando carica e quindi contribuendo sostanzialmente anche alla vittoria. Perché io dico che alla fine chi va nel ring ha il 90% del merito, perché i colpi li prende lui, deve subire delle pressioni notevoli, però quel 10% è dovuto anche all'insegnante e anche agli sparring partner, a tutti quelli che si prestano a collaborare per arrivare a questi livelli e raggiungere questi importanti traguardi. Beh, voglio dire, se una persona, allora, nell'ambito dell'MMA sei una persona di spessore, Noi facciamo, ovviamente, Max ha rappresentato tre stili diversi, l'ha anche detto, quindi. Poi abbiamo fatto ovviamente dei risultati nel pugilato con la Stefania Bianchini, abbiamo raggiunto ottimi livelli nella Muay Thai con Rodriguez, nell'MMA abbiamo vinto l'ultima cintura
con Giacomo Amabili, quindi abbiamo avuto veramente tanti campioni e a questo punto posso dire che abbiamo coperto tutti gli sport a contatto pieno, assolutamente. E vuoi raccontarci della palestra, ma si occupa solo di questa disciplina o avete anche altre Guarda, io adesso ti parlo per la parte... Insegnate altre discipline, sì, oltre a questo? No, io ti parlo per la parte sport da ring e MMA. Poi invece abbiamo, te ne parlerà Max, che la sta seguendo con molta professionalità anche del resto. Sì, nella nostra palestra facciamo tutte le discipline a contatto pieno, quindi dal pugilato passiamo al K1... Rules, alla Muay Thai, all'MMA, al grappling, abbiamo dei grandi insegnanti, al Brazilian Jiu-Jitsu e poi c'è una parte invece dove c'è il functional training e il calisthenics, questo ce ne parla Max perché è molto più efferato di me e quindi io direi che per quanto riguarda gli sport a combattimento siamo al top. Che grandi! E siamo al top dal 92, perché io penso questo, riflettendo ogni tanto con me stesso. La vita è fatta di periodi, però dal 92 ad ora rimanere sempre al top è veramente un successo. Ah, sì, avendo comunque avuto anche dei momenti di flessione, il cambio di palestra che ci ha un pochino spiazzati, ma in linea di massima abbiamo sempre comunque mantenuto un alto livello, certo. E questo è il segreto nostro, cioè sempre lavorare in squadra. Certo, bellissimo. Bene, adesso... Max deve parlare del calisthenics. Ecco, se vuoi raccontarci un po'. Nell'evoluzione della nostra palestra, che sono quanti anni? 20... Dal 92. Dal 92. Mentre prima eravamo una palestrina di sport a combattimento e basta, nella nostra evoluzione ci siamo ingranditi, abbiamo aperto anche una sala grandissima di... diciamo funzionale, crossfit, nella quale facciamo un allenamento specifico. Oggi è famoso come crossfit, però noi facciamo strength conditioning, il calistenico, il military training, dei corsi un po' particolari, tutto in preparazione agli sport a combattimento. Non è detto che un giorno vengo a trovarvi, per curiosità, talmente forte, sì. Verrò a trovarvi sicuramente. Io lo so, prendo... Lì ci sono i contributi. Ecco. Esatto. No, ma dovevo aspettare perché prima devo intervistare chiaramente anche il grande Alberto Lato. Ciao grande Alberto. Allora... Alberto, grande. Grande. Ah, vabbè, per me sei un grande. Voglio dire. Io sono... non so, ho visto, vedo, ti seguo sempre su Facebook, sai che io sono un tuo fan sfegatato. Vuoi raccontare soprattutto ai telespettatori come è nata questa tua... Allora, dunque, io non amo autocelebrarmi, e sono, non da tantissimo, da troppo qua in Italia, uno studente dell'University of Fighting, che segue i corsi di Master Claudio Alberton, del coach Max Greco, certo. Tra l'altro... campione a livello internazionale importanti, ho imparato molte cose di questa disciplina che è il Mixed Martial Arts e ho avuto la possibilità di interagire all'interno di un circuito molto importante del Milan in the Cage, che è uno dei più importanti tornei che ci sono in Italia. E grazie a loro sono riuscito comunque sia ad affrontare un match, ahimè, non troppo felice. E nulla, io a questo punto sono qui solo in via rappresentativa, okay. E lascio la parola a due esperti veri. No, lasciamo la parola, mandiamo pregherei la regia gentilmente, se possiamo mandare il contributo a questa organizzazione che c'è stata, giusto? Grazie Carlo, molto gentile. Ok.
visto però che grande, grande disciplina, però la sportività, grazie, grazie, ci sta tantissimo, anche perché dopo l'incontro, l'abbraccio tra due sportivi è sinonimo di rispetto per quello, per il combattimento che chiaramente hanno fatto, cioè, è una cosa straordinaria. Caro Claudio, che vuoi raccontarci una cosa? Sì, abbiamo poco tempo. Ritorno un attimo allo spirito dell'University, i nostri campioni sono considerati campioni dentro il ring e fuori dal ring, e Milano The Cage, nonostante avete visto le immagini cruente, è uno sport regolamentato, quindi nonostante questa cruenza c'è ovviamente un grande spirito combattivo, ma alla fine delle ostilità i due atleti si abbracciano per dimostrare che comunque c'è solidarietà. Poi tutti i nostri atleti hanno e possiedono cani, sono amanti degli animali, e noi abbiamo un'organizzazione che si chiama Fuori Cani delle Gabbie, che collabora con altre Olus e con l'EMPA per l'adozione di cani levati dai combattimenti, e semplicemente per portare il nostro contributo importante in un contesto dove purtroppo in Italia ci sono i combattimenti tra cani. Io personalmente non li ho mai visti e mi rifiuto di vederli, perché ce la faccio proprio emotivamente. Sei una persona veramente speciale. No, ma noi siamo tutti così. Cioè, grande tutti, Claudio. Tutti gli atleti che abbiamo, e non solo, anche atleti che comunque partecipano ai nostri eventi, questo spirito lo portano sempre con loro. Max c'ha Poldino, che è un pitbull, io ho un hamster e un bulldog, però siamo tutti pieni di animali e siamo molto orgogliosi di dimostrare di volerli bene e di collaborare a questa causa. Ciao, un grande. Bene, allora, niente, siamo purtroppo, come sapete, la valigia dell'artista è un format di 20 minuti, saremo qua ora a parlare di questa disciplina. Mi raccomando, University of Fighting. Ecco, c'è anche questa promozione, è un mese gratuito, andate a trovare, andate a vedere. A tutti i vostri fans. Ecco, bellissimo. In fase della trasmissione noi regaliamo un mese omaggio. Ecco, grandissimo. Allora, niente, volevo ringraziare chiaramente il Rusticone, prodotti tipici siciliani, tutti cotti a forno, a legna. Un saluto a Nunzio, chiaramente, in via Cavour. Al Bello di Leo, salone di bellezza by Angela, in via di Puglia. È un ringraziamento all'International Artist di Franco e Mimmo Catulena, Sogni Music di Sergio Soldano e Rita Costa. È un ringraziamento a Carlo Oliva alla regia e Thomas Lanzi alla regia audio. Il tempo è venuto a scadere, grazie a Dio. Abbiamo vissuto una cosa meravigliosa oggi, che è quella della disciplina di questo sport, di questi personaggi che veramente sembrano delle persone cattive, ma non lo sono. Loro sono persone che seguono un protocollo, che è quello di essere dei grandi lottatori. Ecco. Noi ci vediamo domani, chiaramente alla valigia degli artisti, con un grande regista, Fabio Bastianello, è il protagonista che c'è stato quest'oggi, domani ci sarà anche lui insieme a Fabio Bastianello per presentare questo meraviglioso film. Ciao a tutti alla valigia degli artisti, un abbraccio da Dudi, ciao! Sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio.